È giunto quel momento anche per il canale di Modern Tech. Ragazzi, 100.000 iscritti. Qui dentro è contenuta la targhetta premio che YouTube ti invia nel momento in cui appunto raggiungi questo traguardo. Che magari 7 anni fa era completamente diverso, incluso il premio effettivo, però sapete cosa? Sono contento. È la prima volta nella mia vita che ho proprio ansia per un video. Ma dopo vi spiego perché. Perché ho anche una sorpresa molto, molto grossa e un'esclusiva mondiale per voi. Ora, apriamo un po' sta targhetta per celebrare. Targhetta di 100.000. Ok, vediamo un po'. Un piccolo coso di ringraziamento, cioè di congratulazioni. E la lettera effettiva di congratulazioni di YouTube. Ti ricordi il tuo primo iscritto? Il tuo centesimo? Il tuo millesimo? Probabilmente lo fai. Ed è per questo che ti ricorderai anche i 100.000 iscritti. Firmato oltretutto da Neal Mohan, che è il nuovo YouTube CEO di YouTube, perché effettivamente molti dei miei colleghi invece avranno la firma di Susan Wozniak, mi sembra che era la precedente CEO. Ma vediamo sta targhetta, ok? Oh, la targhetta. 100.000 di voi. 101.000, 102.000, ma per i ringraziamenti c'è tempo. Oggi vi voglio dire grazie in un'altra maniera, con un progetto che ho creato all'interno di Modern Tech con il mio team e che spero cambi effettivamente la comunità del PC Gaming in Italia, per dirvi grazie di questa targhetta. Per ringraziarvi di questo incredibile traguardo dei 100.000 e passa iscritti, io e il mio team abbiamo preparato per voi una soluzione per una delle più grandi problematiche del PC gaming. Una cosa che sarà in divenire nel tempo e che richiederà tantissimo aiuto da parte vostra, soprattutto in termini di like, commenti e iscrizioni a questo video per renderlo il più popolare possibile. Ma al tempo stesso quello che abbiamo in serbo per voi secondo me vi piacerà tanto. Ora vi spiego. Qual è una delle più grandi problematiche nel PC gaming? Ovviamente avere tutte le informazioni necessarie per metterne insieme uno. Diciamocelo chiaramente. E per arrivare a questo ci sono 3 possibili soluzioni. O compriamo un PC preassemblato, ma sappiamo che questa tipologia di soluzioni, per quanto magari ne esistano anche di buone, spesso pecca su uno o due aspetti, o magari costa molto di più di quanto potremmo pagare semplicemente facendocelo da noi. Dall'altro lato invece abbiamo la possibilità di chiedere a un utente esperto, ma sappiamo che prima di tutto gli utenti esperti da una parte fanno un certo nonnismo in Italia, magari rendendo un po' più spiacevole l'interazione, dall'altra parte non è che abbiano tempo illimitato e soprattutto ci sono più persone che chiedono build di quante effettivamente abbiano le competenze per farle, giustamente. Se no, saremmo nati tutti imparati, come diceva mio nonno. E invece la terza soluzione è diventare noi l'esperto. E ora, diventare l'esperto richiede un quantitativo di ore veramente assurdo, guardare video su YouTube, capire determinati concetti, anche basi di fisica, elettronica e cose così, insomma, non è proprio semplice e accessibile per chi invece voglia soltanto giocare e non diventare un ingegnere informatico ed elettronico, no? Ovviamente sto esagerando. Per questo abbiamo creato una soluzione super valida per tutti quanti. Permettetemi di presentarvi il primo configuratore con intelligenza artificiale al mondo. Questo, ragazzi, è Modern Tech Build e metto subito le mani avanti, non è un negozio, non sto vendendo componenti, ma serve per creare le vostre build ad hoc super super precise e ben fatte, esattamente come ve le consiglierei io o un qualsiasi esperto che ne sappia di computer, ma con molta più precisione, molto più aggiornamento sui prezzi e soprattutto tanta tanta conoscenza in più di noi. Come vi dicevo prima, è basato su intelligenza artificiale e non come fanno i brand. Effettivamente ci sono diverse parti di questo configuratore che usano l'intelligenza artificiale per fare una certa quantità di calcoli e darvi dei risultati molto più precisi di quanto farebbe un essere umano. Ora, la prima sezione è Build in evidenza, dove troverete 3 build pronte tra quelle che mi avete richiesto di più. Per adesso queste 3 sono quelle che ho selezionate, ma in futuro ve le farò scegliere mediante sondaggi su Instagram o qui direttamente qui sul sito per farmi un'idea di quelle che siano le più richieste e poi anche da portare qui sul canale. Effettivamente abbiamo una build entry level da 700 euro basata su qualsiasi CPU o GPU disponibile al momento che rientri in questa categoria, una invece con CPU AMD per il gaming 1440p e 4K con 2000 euro di budget, e poi una da produttività, quindi puntata all'editing per quanto riguarda appunto il mondo del lavoro, con però una GPU di tipologia Nvidia, perché sappiamo che in quell'ambito è molto importante. E ora ovviamente alcuni di voi mi diranno: ma ce ne sono già stati alcuni di configuratori, in che modo siete diversi? Esatto, in che modo siamo diversi? Prima di tutto noi ci basiamo
siamo su intelligenza artificiale, ma soprattutto il nostro configuratore non vi propone delle build che facciamo noi, ma attraverso l'utilizzo di oltre 1000 parametri è in grado di configurare una build esattamente come la faremmo noi con la nostra esperienza decennale di Modern Tech. Quindi di per sé quello che ottenete è il massimo possibile. Questa invece è la schermata principale di configurazione, in cui potrete scegliere la categoria di build che volete realizzare e dare alcune impostazioni prima di generarla, oltre ovviamente al budget. Abbiamo la possibilità di generare delle build da gaming, delle build invece di tipologia editing e poi quelle da ufficio con un budget più basso. Abbiamo pensato proprio a tutte le tipologie di richiesta. Mettiamo di voler creare una build da gaming. Come budget abbiamo creato un range che va dai 600 ai 3000 euro, ovvero quelle che dopo tantissima analisi sono sempre state i due poli minimo e massimo delle vostre richieste, quindi di per sé qualsiasi budget in mezzo può essere utilizzato. Oltretutto, cosa molto interessante, il budget può essere anche una cifra veramente precisa, come per esempio 1751 euro, 1856, 2048, 671, qualsiasi tipologia di budget voi abbiate. In futuro magari amplieremo queste categorie in base alle disponibilità al mercato. Per l'editing invece il budget parte dai 1500 euro e arriva anch'esso ai 3000. Questo perché riteniamo che la categoria editing richieda un investimento di base piuttosto buono per poter approcciare questo mondo. In caso contrario si può fare una build, però onestamente non è quello che vi consiglierei, quindi per adesso l'abbiamo limitato. Ambito ufficio invece il budget massimo è di 800 euro, perché alla fine abbiamo pensato che più di 800 euro sono veramente una cifra molto alta per il contesto di chi voglia soltanto lavorare con cose come Excel o simili, quindi di per sé non avrebbe senso. E già così siete pronti a realizzare la vostra build, ma se voleste farla un po' più specifica avrete la possibilità di scegliere qualsiasi colore, quindi un mix di nero, grigio, bianco o di qualsiasi colore disponibile sul mercato, solo sulla base della qualità effettiva della componente. Poi potreste invece scegliere il form factor, ATX, micro ATX e mini ATX. Infine potete scegliere il brand della CPU tra Intel e AMD. Qualora mettete qualsiasi verrà utilizzato il miglior processore in termini prestazionali, ma mettiamo che per esempio ci siano delle controversie come quelle recenti subite da Intel, allora magari potreste voler optare per AMD. Infine, per la scheda video potete scegliere Nvidia, AMD o Intel. Abbiamo anche incluso Alchemist e poi ovviamente quando arriveranno Battlemage. E sottolineo quando arriveranno, perché il mio configuratore si aggiorna automaticamente all'uscita delle componenti, quindi di per sé appena arriveranno per esempio 5000 Battlemage o RX 8000, nuovi processori cose così, nuove componenti sul mercato, automaticamente verranno incluse in questo configuratore, senza margine di errore. Ok, realizziamo una delle build più richieste, ovvero 1500 gaming con colore nero. In questo caso rimaniamo sullo standard ATX e gli diamo completa libertà per quanto riguarda processore e scheda video. Una volta arrivati alla nostra build, la prima cosa che ci accoglierà sarà un titolo generato casualmente dall'intelligenza artificiale. Ve lo dico, alcuni fanno pisciare dal ridere tipo Doom of FPS Generator, non ne ha idea neanche lui, Smooth Overdrive, The King of Overclock, lasciate stare. Abbiamo dato carta bianca all'intelligenza artificiale. Ma soprattutto la cosa interessante è che vi farà una lista prioritaria delle vostre componenti, suggerendovi quelli che sono i valori che potrebbe affrontare in termini di risoluzione, FPS e settings per quanto riguarda le impostazioni grafiche. Ovviamente sono valori di riferimento, sappiamo che un Black Myth Wukong non sarà mai al pari di un Counter-Strike 2 in termini di prestazioni, molto più pesante il primo del secondo, però di per sé sappiate che il primo valore valuta più o meno appunto i AAA con utilizzo di upscaling in maniera un pochettino spinta, mentre il secondo valore di solito si riferisce a quella che è la risoluzione target della nostra scheda video, con e senza l'upscaling. Successivamente potrete copiare il link alla build, vi spiego. Il link vi serve perché vi diamo la possibilità di salvare e bloccare nel tempo una determinata configurazione. Ovviamente i prezzi su Amazon, che sarà il nostro sito di riferimento, poi potranno variare, però effettivamente voi avrete tutte quelle componenti segnate e in caso vogliate comprare esattamente quella configurazione potrete farlo in due click. Questo perché, ragazzi, il nostro configuratore aggiornerà costantemente le build, andando a creare sempre la migliore al minuto. Quindi di per sé alle 17.15 e alle 17.30 potrebbero esserci due build diverse, perché magari è entrato in offerta un prodotto o perché ne è arrivato uno migliore sul mercato che ribalta la classifica. Quindi di per sé molto molto complesso e soprattutto molto aggiornato e valido. Il primo link serve per far visualizzare la build magari ad un vostro amico, un esperto, un conoscente, un collega, in maniera che possa vedere che cosa avete scelto come vostre componenti. Però non dà la possibilità di modificare, così siete sicuri che nessuno interferirà con quello che avete scelto, se non lo decidete voi. Allora in quel caso potete dargli il secondo link, che invece permetterà di modificare la build con una funzione che adesso vi spiego. Però prima, come potete vedere, è stata creata la nostra build. Sulla destra abbiamo un piccolo riepilogo
di quelle che sono le impostazioni e di quello che è stato il budget utilizzato. La build tenderà a utilizzare sempre un pizzichino meno del budget in utilizzo, dandovi quindi poi margine di manovra per scegliere delle alternative in base alle vostre preferenze. In generale rimane più o meno un 5-7% in più e in meno sopra il budget che conferite. L'intelligenza artificiale in questo caso tenderà sempre a creare la build più buona prestazionalmente possibile entro i canoni che le avete dato. Noi abbiamo imposto che cerchi sempre di usare meno budget, ma qualora ci sia una configurazione veramente molto più valida entro il 5-7% dal budget che avete conferito, ve la suggerirà. Però tranquilli, potete anche ritornare nel vostro budget, vi spiego. Prima di tutto avrete la vostra lista di componenti con anche la possibilità di visualizzare per esempio le specifiche. In questo caso per esempio per il case ci viene detto il brand, la lunghezza massima della scheda video che possa allocare, di quale tipologia di pannello laterale disponga, che tipo di ATX, mid tower, full tower sia e se siano incluse le ventole. Questo vale per tutte le componenti effettive. Per esempio, se prendiamo il dissipatore, ci saranno altri valori come il brand, la grandezza del radiatore o la lunghezza effettiva della torre, il rumore approssimativo riportato dal produttore, ma soprattutto la compatibilità di tutti i socket. Questi sono tutti valori che contribuiscono al punteggio e quindi poi alla vittoria su altre componenti che porta effettivamente il nostro configuratore con IA a scegliere quale sia la componente migliore per quella determinata build, validando anche poi tutte le compatibilità di sorta. In questo caso potete vedere che il supporto socket di questo dissipatore è veramente sconfinato e soprattutto vi riporta anche il prezzo. Così scendendo troviamo tutte le nostre componenti. Ovviamente ragazzi viviamo in un mondo in cui ognuno ha i propri gusti e siamo coscienti che magari non a tutti piacciono gli stessi case, gli stessi dissipatori, RAM, non a tutti piacciono gli RGB. Noi vi vogliamo dare delle alternative ed è per questo che ho fatto implementare questa super funzione che si chiama mostra alternative. Mostra alternative vi permette di scegliere un'alternativa alla componente che non vi piaccia tra un roster di 5 possibili candidati con due categorie. Prezzo simile vi permetterà di rimanere nel range di qualche euro o di risparmiarne addirittura, mantenendo completamente le compatibilità, quindi sono selezionati anche sulla base di tutto il resto della build. Prezzo più alto invece vi farà aumentare il budget o comunque lo terrà un pochettino più alto, però di per sé vi proporrà una cosa che sia migliore prestazionalmente e con migliori compatibilità, quindi di per sé molto interessante. Questo vale per tutte le componenti, ma ovviamente uno mi potrebbe chiedere: e se cambio il processore rimane la stessa scheda madre? Ovviamente no, il nostro configuratore modifica dinamicamente le componenti in base a quello che scegliamo. Poniamo di voler cambiare il nostro processore con uno della concorrenza, per esempio un 14600K non ci serve, vogliamo un 7600 che ci fa risparmiare magari una cinquantina di euro, noi premiamo, lo sostituiamo e in automatico il sistema ci fa passare da una scheda madre pronta per Intel a una scheda madre invece compatibile con il nostro nuovo processore. Quindi in questo caso, per esempio, una B650, una X670 o 670E. E abbiamo pensato ovviamente anche alle altre componenti. Per esempio, se cambiamo la nostra scheda video e ne mettiamo una che sia maggiormente energivora, che cosa succede? Beh, qualora serva, viene aggiornato anche l'alimentatore in maniera da rapportarsi nella maniera più adeguata, ma soprattutto longeva nel tempo possibile. Quindi tenderemo a darvi un alimentatore magari un pizzichino più capiente del necessario perché sia in grado poi magari di permettervi anche un upgrade in futuro, ovviamente nei limiti possibili. Non vi metteremo 1500 watt se la vostra build ne consuma 400, lì magari rimarremo sui 750-850, però anche le migliori offerte del mercato. Qualora ci sia un 850 di buona piattaforma e caratteristiche che sia meglio degli altri, allora semplicemente verrà inserito quello. Successivamente, quando avremo scelto tutte le nostre componenti e qualora queste ci vadano bene, per esempio non lo so, magari c'erano delle RAM bianche o non ci piacciono con gli RGB e vogliamo sostituirle, possiamo passare alla voce ordina componenti. Questa voce vi dirà quanti elementi avete nel carrello e vi porterà su Amazon IT per l'acquisto. Semplicemente con un click sarete su Amazon e potrete aggiungere al carrello con un altro click tutte le componenti e passare all'acquisto o modificarle qualora abbiate altre idee. Ale, ma io il PC non me lo so assemblare. Ho pensato anche a voi. Ragazzi, più in basso in questo configuratore troverete una playlist che ho preparato con ad hoc tutti i video che vi servono per sapere esattamente cosa fare prima, dopo e durante l'assemblaggio di un computer, compresa la manutenzione e la pulizia. Quindi vi basta aprire questo video, in due ore avete tutte le competenze che vi possano servire, ve li riguardate un po' di volte
qualora vi serva, ve lo tenete aperto mentre assemblate, tutto qua, e semplicemente avrete tutte le competenze del mondo. Ovviamente questo video dell'assemblaggio è un po' vecchio, penso che lo aggiornerò quest'anno o il prossimo, però di per sé è ancora validissimo perché le componenti non sono cambiate così tanto, quindi potete guardarlo. Ovviamente ragazzi, diverse categorie hanno diverse necessità. Per esempio, nel mondo del gaming io lascio liberamente che voi possiate scegliere Intel, AMD o Nvidia per quanto riguarda le schede video, ma qualora lasciato libero, il nostro configuratore, basandosi su più di 1000 parametri, configurerà una build che semplicemente sarà il meglio possibile in termini di qualità prezzo, di prestazioni, di consumi, di custom. Ci sono veramente più di 1000 parametri in gioco. Però in ambiti come il video editing prediligiamo che ci sia la presenza di Nvidia, nel senso che avrà un punteggio più alto una scheda video di Nvidia, verrà presentata più volte rispetto ad AMD, a meno che questo non abbia un qualità prezzo veramente imbattibile. Questo perché dai nostri test sappiamo per esempio che Nvidia nell'ambito della produttività è generalmente meglio, ma proprio spanne sopra, e quindi tentiamo di rispettare. Oppure per esempio nell'ambito del gaming non troverete mai un processore a 16 core come il 9950X, perché sarebbe non solo inutile ma anche assurdo per il budget, andrebbe a pesare veramente troppo, così come non troverete mai un i9. Insomma, avete capito che abbiamo cercato di bilanciare tutto il più possibile. Però ci tengo a dire una cosa: questo è un progetto di community e diciamo una cosa che noi di Modern Tech vi vogliamo dare, io come Alessandro vi voglio dare, perché ce l'avevo in mente da 7 anni. Sono 7 anni che aspettavo di realizzare questo progetto e con l'avvento dell'intelligenza artificiale è finalmente stato reso possibile farlo in maniera concreta e soprattutto molto valida. Al tempo stesso questo è un progetto di community, quindi io vi inviterei a dare il maggior numero di feedback possibili, chiedendovi però ragazzi ovviamente di essere gentili, non per me, io sono un personaggio pubblico, sono abituato, però dietro a questo configuratore ci sono persone che devo ringraziare come Giuseppe e Gianni, che hanno lavorato giorno e notte per portarla alla luce e che ovviamente sono non personaggi pubblici, quindi cercate di essere ovviamente il più gentili possibile nei commenti, o c'è anche una sezione feedback sul sito che potete consultare per mandarci direttamente senza farlo in pubblico, qualora magari vogliate darci delle idee un po' più segrete o magari delle proposte, cose così. Insomma, scriveteci, ci basiamo tanto sul vostro feedback. Ovviamente ragazzi, questo non è il progetto finale, come dice anche l'header nella parte superiore, questa è una beta, ve lo stiamo dando come un early access per testarlo, soprattutto beta testarlo e stress testarlo durante il periodo delle offerte del Prime Day che arriverà, le offerte insomma autunnali di Amazon, e quindi vogliamo provarlo. Oltretutto ci tengo a dire, questo configuratore è in grado di percepire le offerte, quindi nel momento in cui queste vengano implementate su Amazon, per esempio allo scoccare della mezzanotte, il nostro configuratore le percepirà, aggiornerà il suo database, aggiornerà le sue classifiche in base ai nuovi prezzi e alle nuove implementazioni che ci sono, e semplicemente vi proporrà build che includano anche quei prezzi ovviamente in sconto. Non ve lo segnalerà, semplicemente vi fornirà una build con i nuovi prezzi, fino a quando questi saranno disponibili. Prendetelo come un early access, un qualcosa che vi vogliamo dare per i 100.000 iscritti, però di per sé siamo coscienti che ci sia ancora tanto margine di miglioramento, soprattutto ritengo che ci sia ancora del lavoro da fare per esempio nelle fasce come Micro ATX, Mini ATX, dove magari sia tutto un po' più critico, un po' più difficile da mettere insieme, però ci stiamo provando. Dateci una mano voi, condividendo questo video con i vostri amici, familiari, colleghi che effettivamente possano aver bisogno di questo servizio, direttamente il link del configuratore che troverete ovviamente linkato giù in descrizione, oppure ragazzi potete semplicemente aspettare. Noi di Modern Tech lavoreremo ogni giorno per migliorarlo e vi dico che abbiamo già una roadmap veramente grossa da portare e ci saranno tantissime novità che vi faranno veramente tanto piacere nel tempo e che lo renderanno secondo me uno dei migliori prodotti mai creati. Voglio dare all'Italia qualcosa che sia avanti e non sempre a rincorrere la concorrenza estera, ecco. Io ho controllato in giro, non ho trovato niente che funzioni come questo configuratore, per questo abbiamo deciso di farlo, e spero che per voi sia un ringraziamento adeguato per i 100.000. Fatemi sapere, ovviamente ragazzi arriverà anche un altro video dedicato ai 100.000 con tanti ospiti che vi ringrazieranno a loro volta per i 100.000, e niente, questo è tutto, io spero che questo configuratore vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, voi state su Modern Tech, Sanusa!